Oggetti personali di altissimo valore sentimentale andati persi dopo il decesso di alcuni pazienti presso l'ospedale di Pescara. A denunciare il fatto sono gli stessi familiari che, oltre al dolore per la perdita dei propri cari, hanno subito la beffa di non poter portare a casa un ricordo del proprio caro. A unirsi a questo grido di rabbia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Questi sono i familiari di coloro che sono morti purtroppo all'interno dell'ospedale di Pescara e che poi sono ritrovati senza nulla, spogliati di tutto, a chi è mancato una fede nunziale, a chi una catenina, a chi una collana d'oro, a chi orecchini, cellulari e soldi e quant'altro. Quindi questi familiari, ecco, al dolore, un ennesimo dolore, loro chiedono giustizia, dicono ma non è possibile, anche il valore affettivo, questo ha una grande implicazione emotiva questa situazione. E allora noi che chiediamo? Un appello forte al Presidente di Regione, all'assessore regionale alla sanità Verì, di attivare immediatamente un'indagine conoscitiva interna per vedere che cosa è accaduto, che cosa è successo, perché ci sono dei protocolli che vanno seguiti. Che cosa è accaduto dentro l'ospedale di Pescara? Uno, due, non si può delegare solo alla magistratura, loro hanno denunciato tutti alla magistratura, ma la magistratura farà il proprio corso. La terza cosa, io chiedo all'assessore di ricevere questi cittadini, li porterò io, ma li deve ricevere perché questi cittadini sono stati abbandonati da tutti. Loro ci dicevano che non trovavano gli effetti personali di mia moglie e purtroppo hanno mandato anche un invito ad andare giù a visionare tra gli effetti personali di altre persone, però non abbiamo trovato nulla. E quindi mi sono recato alla caserma dei carabinieri sporgendo denuncia. E loro hanno fatto le loro indagini e la denuncia è venuta archiviata. Noi chiediamo più sicurezza negli ospedali, e cioè che queste cose non accadano più, perché oggi magari capita a noi, domani capita a un nostro parente, dopodomani a uno sconosciuto che noi non conosciamo, però sono sempre cose che non vanno fatte. Chiediamo anche magari più sorveglianza all'interno, anche perché il periodo di Covid gli ospedali erano blindati, non è che potevano entrare persone, parenti, eccetera. Quindi